Ciao a tutti e bentornati. Con questo terzo video andremo a completare il nostro presepe. Dopo aver fatto Maria e Giuseppe, andremo appunto a realizzare anche Gesù Bambino. Io spero tanto che questo progetto vi piaccia e ora vi lascio al tutorial. Per fare la testa del nostro Gesù, con il filato color carne, abbiamo un anello magico. E all'interno lavoriamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stringiamo l'anello, chiudiamo con una maglia bassissima, poi nel secondo giro lavoriamo 2 maglie basse in ogni maglia bassa sottostante, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Adesso mettiamo un segno e nel terzo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Adesso lavoriamo 3 giri di maglie basse così come si presentano. Nel settimo giro lavoriamo una maglia bassa e una diminuzione. Ritorneremo così a 12 maglie basse. A questo punto inseriamo un po' di imbottitura. Dopodiché nel prossimo e ultimo giro, cioè nell'ottavo, lavoriamo tutte diminuzioni. Tagliamo il filo e la nostra testa è pronta. Poi con un ago andiamo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Adesso andiamo a preparare il corpo. Allora, con dell'acrilico bianco abbiamo un anello magico. E all'interno lavoriamo 6 maglie basse, 1, 2, 3, 5, 6. Stringiamo, chiudiamo con una maglia bassissima. Nel secondo giro lavoriamo un aumento in ogni maglia bassa sottostante per un totale di 12 maglie basse. Nel terzo giro lavoriamo una maglia bassa e un aumento per un totale di 18 maglie basse. Adesso lavoriamo 6 giri di maglie basse così come si presentano. A questo punto lavoriamo 11 maglie basse. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9, 10, 11. Una catenella, giriamo il lavoro, rientriamo in questa maglia e lavoriamo di nuovo 11 maglie basse. Ripetiamo per 5 giri. Al termine il nostro lavoro si presenta in questo modo, vedete, si forma una specie di taschina. A questo punto non facciamo la catenella, giriamo semplicemente il lavoro e lavoriamo 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4.
In centro facciamo una tripla diminuzione, cioè prendiamo 3 maglie, una, due, tre e le chiudiamo insieme. Dopodiché lavoriamo le restanti 4 maglie basse. Una, due, tre e quattro. Giriamo il lavoro. Lavoriamo 3 maglie basse, una, due, tre, una tripla diminuzione, una, due, tre, le chiudiamo insieme e lavoriamo le restanti 3 maglie basse, una, due e tre. Arrivati a questo punto, giriamo il lavoro, poi andiamo a prendere con l'uncinetto quest'altro lato, questa maglia bassa dell'altro lato e chiudiamo con una maglia bassissima. Prendiamo quest'altra maglia bassa insieme con l'altra maglia bassa e chiudiamo con una maglia bassissima e una terza. In questa maniera abbiamo formato questo coprifasce e dove poi andremo a inserire la testina di Gesù. Ecco, naturalmente in questo punto andiamo a mettere un po' di imbottitura e poi andremo a cucire la testina. Realizziamo l'ultimo elemento per completare tutto il nostro presepe, e cioè la culla. Allora, con del filato marrone andiamo ad avviare 33 catenelle . Saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3, entriamo nella quarta e lavoriamo una maglia alta. In ogni catenella lavoriamo una maglia alta. E proseguiamo fino alla fine del giro. Arrivati alla fine, lavoriamo 2 catenelle, giriamo il lavoro e lavoriamo di nuovo 30 maglie alte. Ho lavorato un rettangolo di 30 maglie alte per 13 giri. Ora vado a piegare in questo modo i quattro angoli. Faccio un nodo. Faccio un fiocchetto . Faccio la stessa cosa anche per questi due angoli e avremo formato una piccola culla. Il nostro presepe è terminato. Io spero che questo progetto per il Natale vi sia piaciuto. Io come sempre vi ringrazio di aver visto i miei video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!